All'insegna dello slogan Viviamo Porta Romana, parte la 3 giorni del maggio castiglionese dedicata a Porta Romana attraverso una rassegna di eventi, spettacoli e mostre che da tradizione si concentreranno attorno ai festeggiamenti per San Michele, patrono di Castiglion Fiorentino, ma che mai come quest'anno è incentrata sulla riscoperta e valorizzazione dei tesori degli scorci di un quartiere che sta tentando di risollevare la testa. Quello di Porta Romana, consolidato dalle 2 mostre allestite dal comune sul progetto di riqualificazione urbanistica della zona e su quello del complesso del Santa Chiara, situate rispettivamente nella chiesa di San Filippo Neri in piazza del Collegio e nella chiesa di Santa Chiara in via San Giuliano. Le mostre saranno aperte a ingresso libero per tutta la durata del weekend. Un'apertura straordinaria, molto voluta dall'amministrazione di questo gioiello del nostro territorio, del nostro patrimonio. È un edificio che è stato per tanto tempo chiuso, quindi abbiamo voluto e creduto nell'opportunità per questo fine settimana di dare ai castiglionesi appunto porte aperte per riscoprire questa meraviglia. Il secondo invece è una mostra che viene fatta alla Chiesa del Collegio, un piano di recupero di iniziativa pubblica per la rivitalizzazione appunto di tutto il quartiere. 4 le aree di intervento: Piazza del Collegio, Piazza della Collegiata, Vicolo dei Galli e la riapertura della vecchia Porta San Giuliano. Crediamo che il quartiere di Porta Romana, che è forse quello più penalizzato, anzi sicuramente quello più penalizzato all'interno del centro storico, abbia la necessità di rifiorire. Quindi questo è un primo passo in cui l'amministrazione appunto mette delle linee guida, dà le proprie indicazioni e quindi il rilancio appunto che dovrà avvenire sicuramente in sinergia con tutte quelle che sono le attività e il mondo del privato.